l'ha detto, ce n'è uno che l'ha fatto, e allora ecco tra noi, perché lui è un vero matto, con i motti di provincia, tutti in piedi sul divano, col Tremendi c'è Tommaso, un vero marchigiano. Amici sinceri, amici sereni, come Radio Serena, noi siamo qui per una radio più serena. E nelle prime puntate di Radio Serena c'era un numero in sovraimpressione e abbiamo detto di chiamare se qualcuno voleva intervenire nelle nostre puntate. Qualcuno ha chiamato e, signori, come promesso, stasera è qui con noi. Tommaso è l'ospite di questa sera. Ciao Tommy. Buonasera. Buonasera a tutti. Chi se lo sarebbe mai creso, come si dice. Oh, c'è pudì, ma pensare, ma perché stiamo usando queste parole? Perché Tommaso è un appassionato di modi di dire marchigiani. Qui in puntata verrà anche un ospite che è stato ancora più, il mondo è sempre più specializzato, quindi lui fa i modi di dire anconetani, proprio di Ancona, perché poi Ancona, come nelle vecchie puntate ha detto qualcuno, fuori dai 2 chilometri del centro già sei all'estero. Sei fuori. Ma qui invece si parla dei modi di dire marchigiani. Tommaso, ti è sempre piaciuto dialetto? Dialetto, per chi nasce nelle Marche, credo sia la carta d'imbarco. Cioè, non si può... Aspetta, però prima di cominciare voglio sapere, quando hai chiamato quel numero, chi ti ha risposto? Ma guarda, lì per lì nessuno, perché sostanzialmente è un numero WhatsApp, no? Prima o poi lo leggeranno. E poi non mi ha risposto quel numero, ha risposto Francesco, quindi non so, per la beata intercessione, per qualche alchimia particolare. E, ma il mio era semplicemente un messaggio di complimenti per la trasmissione, per l'impegno che date tutti quanti a valorizzare il dialetto, l'udialetto. Cercherò di grande, Tom. Cercherò di artenermi un pochetto dal parlare italiano stasera. E quindi sì, ho mandato un messaggio di apprezzamento e poi ci siamo messi in contatto per organizzare questa cosa qui. E sì, il dialetto da sempre, i modi di dire sovvengono. La maggior parte dei casi, quando a qualcuno succede qualcosa o di bello o di brutto, una constatazione a una situazione che si sente, e quindi il dialetto c'ha più grip, c'ha più... Ma parlaci un po' di te, no? Dacci un po' di informazioni su di te, di dove sei. Ah, io abito a Pollenza, sono nato a Pollenza e niente, sostanzialmente sono nato e poi ho aspettato di crescere. Tommaso, molto, guarda, bene. Non prenderla come una cosa brutta, perché è una cosa simpaticissima, c'è una filosofia dietro. No, quella che sto per dire, che non vorrei che ci offendesse qualcuno. Però, dalle parti nostre, ad esempio, a proposito dei modi di dire, no? Ti dice: oh, ma qua non c'è più l'acqua, che famo? Fa come quelli di Pollenza, no? Perché qui, come fanno? Fa senza, ti dicono. No, questa non la sapevo. Però, guarda, ti dico una cosa. Che l'ho sentita da, vabbè, da generazioni passate, non dalle generale dietro la collina. Pollenzina. Però secondo me, che poi Pollenza è un paese bellissimo, poi ci sono anche diverse cantine, posti, va bene. Non so se però comunque... Sì, no, nel senso che l'ultimo anno che abbiamo fatto le cantine, quindi novembre dell'anno scorso, è andata molto bene. Noi ci siamo, io ero tra quelli che aiutavano a gestire una cantina. È stata una cosa molto bella, perché dopo tanti anni, prima il terremoto che ha reso inagibile un po' di cantine, poi il Covid, poi si spopolano anche le... diciamo, la gente perde un po' interesse anche quando vede che tutti gli vanno male, e invece ci siamo rimessi, e tanti giovani, molti anziani che danno ancora, tengono botta, e è venuta una festa che onestamente
io non mi sarei mai aspettato un'affluenza di così tanta gente. Cioè, avevamo pure paura che finisse la roba, che finisse il vino, che gli dava una certa che gli davamo la gente. Dove sai come faceva quelli? Come quelli dei poli. Faceva senso, certo, no? Faceva senso. No, e quindi sì, noi è un appuntamento che adesso, se continuerà così, rinnoveremo tutti gli anni, perché a noi piace farlo, a noi piace vedere i paesi vivi. Sì. Le prologo, la gente che sta bene, che balla, che canta, che si diverte, ci trovi in linea tre sere e non c'è bisogno sempre di andare a cercare la cosa ricercata, la cosa Pollenza, cantine, vino, si sta bene, sì, tutti quanti, e questo Pollenza, questo si fa, insomma. A proposito di vino, noi, per chi guarda in video, noi stiamo degustando questo rosso Rubino. Che ci ha portato proprio Tommaso. Sì, troppo avete degustato, voglio dire. Nel sì, senso, siete rigustato. Abbiamo rigustato questo vino. Produci tu? Produce mio papà e mio padre. Adesso, mio papà sì, adesso troppo, leviamo i filtri. Esatto, i babbo. E lui è un passatempo, so che voi passatempo. Certo. È di casa. È di casa, nel senso, sì, sì. È un dopo lavoro, ecco, perché... Certo, che noi famo come quelli di Pollenza, e quelli di Pollenza fanno come quelli di passatempo. Esatto. È un passatempo perché non si finisce mai a tribulare nelle Marche, cioè quando finisci il lavoro vai a tribulare sul campo, o prima, o durante, o dopo, quindi è una cosa che ci abbiamo. Quindi, qua Gemo, Mondo Lupo che lava i bagni senza sapò, Pollenza che fa senza, che questa non la sapò, che fa senza sapò, pure loro, no, vedi? senza acqua. Io Casenove, pare il culo non te muove, e passa tempo, e sono contento, e sono contento, come dice la canzone. E poi, tra l'altro, questa è una leggenda che girava da noi quando eravamo Monelli proprio. Si dice che a Pollenza ci dovevano far Roma, però non c'era l'acqua. Quindi mo mi dite Pollenza allora, fanno senza, ci dovevano erigere Roma, però non c'era l'acqua. Scusate, chiedo la laurea ad honorem per Tremendi Podcast. Perché? L'università di storia, dove sta la facoltà di storia? Abbiamo scoperto stasera, qui ci sono delle menti raffinatissime che hanno capito stasera perché Roma non è stata a Pollenza, perché l'acqua doveva fare senza. Ma guarda che tanto è così, Ma che poi a me, di uno che fa senza, no? È tipo una scelta, tipo qualcosa che sta bene. Infatti, quello che volevo dire prima io non era una critica oppure una cosa brutta, capito? Una cosa. Era una cosa carinissima. Gli sfottò tra le città, i paesi, che c'ha una statale in mezzo, è la cosa più bella che mai ci siamo potuti inventare come regione e come provincia. Nel senso, Tolendia e San Severino, che non si è mai potuto vedere. Ma che vedi? Ma guarda, è ovunque. C'è la strada delle Terme a mezzo, non è che c'è. Sì, sì. Quindi è una peculiarità nostra che finché sta nello sfottò, che non sfoggia nient'altro, no, ma viva Dio. Sì, fa sì, folklore. Sì. Ma l'ascetismo, stiamo parlando di cose spirituali. Tu stavi asserendo che uno che non parla il dialetto non è realmente se stesso, se nel momento magari di sfogo, no? Sì, è una cosa che ci ho pensato i giorni che ci ho avuto modo di cercare, diciamo, informazioni per modi di dire, per detti, eccetera. E io, girando per lavoro, giro fuori regione e tutti quelli che sento parlano il proprio dialetto anche sul posto di lavoro. È un vanto, è una peculiarità, una caratteristica anche della personalità. E io mi sono accorto che quando mi arrabbio o quando c'è qualcosa da celebrare, sempre dialetto, perché ti esce, è intrinseco. E uno, secondo me, non si può definire veramente se stesso se quando succede qualcosa, un incidente domestico, una cosa così, non ti esce fuori il dialetto e dici, ma come è possibile? Sì, diciamo che il marchigiano parla in italiano solo quando c'è da prenotare il suo ristorante, no? Sì, è vero. Cioè, io la penso così, perché adesso no, parliamo in dialetto, di qua, di là, quando ti chiamo al ristorante fai
sì, pronto, buonasera, posso prenotare per 4 a nome... È vero. Che poi c'è, io sostengo che c'è la finale del verbo all'infinito timida, perché siamo sempre pronti a dire, posso prenotare un posto? Posso prenotare? Ma il re è sempre un po' indeciso, perché uno non è abituato a dirlo, non c'ha la canna lucida. Non ce l'hai. Volevo dire una cazzata, me l'ho scordato, però viro qua. Tu ci hai sentito anche suonare, Tommaso? Sì, ho sentito suonare, diciamo che siamo cresciuti assieme. Io, diciamo, mettevo le piume e voi facevate quello che fate ancora adesso, quindi... Ma perché introduco questo? Non vorrei essere autocelebrativo, però prima mi citavo una canzone, detto, quella è... il must tra quelle travisate, possiamo qua in questo luogo sacro possiamo, di... assolutamente, qui siamo circondati da vinili incredibili, ma stiamo parlando dei Beatles, signori. Mi ha citato prima i Beatles con una versione autoctona che poi, anche come quelle nella puntata precedente, anche questa è nata prima, però non abbiamo avuto la fortuna di, insomma, conoscere il manager dei Beatles. È nata appunto dal Bellezze e nacque questa canzone stupenda che appunto parla di essere puliti dentro, belli dentro e fuori, specialmente anche nelle estremità inferiori, quindi Light It Be, che poi il grande McCartney ha trasformato in Let It Be, ha cercato un po' di ricordare, insomma, la suoniamo. So che i piedi neri e c'è un'unghia incarnita, ma te puzza più di mia, vai di via. Sai de grascia dei cavalli e si pina dei calli, eppure fa viga alle valli, ma vai di via. Oh, vai di via. Light it be, te puzza più di mia, Light it be. Poi c'era quando... O manicure o gioco per la cosa. Questa è eccezionale. Non la possiamo dire tutta, ma attenzione dal Bellezze, cosa è venuta fuori? Sei andata dal manicure per farti il pedicure, dalla puzza ancora cure, parlati via, orlati via, orlati via, orlati via, orlati via, te puzza più di mia, orlati via. La cicala canta quando la formica gareggia. E torna il tema dell'open A. Esatto, torna il tema dell'open A. Linea comune, diciamo, tra esperienze. Ci hai detto che volevi parlare di detti, no? Dei detti, sì, marchigiani. Vogliamo sapere quali sono i detti che secondo te, diciamo, appartengono di più a noi, no? A tutta la regione Marche, province... Riunite, esatto. Casati e borghi. No, diciamo che la maggior parte, secondo me, sono una constatazione amara della realtà. Cioè, che se c'è sempre qualcosa, una vena, diciamo, un nervo scoperto sulle constatazioni. Cioè, fa un po' da sfogo, magari. Le gerque non vale i melarangi, secondo me. Che questa tra l'altro è anche certo, una canzone vostra. Un po'... anche roba di Verga, cioè non puoi cambiare la tua condizione, cioè le cerque non fa di melarangi, cioè certo, stante il tuo, come dire c'è una nota amara sì, della vita rassegnata tipo già sta quello ride perché l'ha letta uno. Ah, allora, prima di dire la prossima, voglio minduare il libro di Quinto de Martella, Qui se parla QC. L'ho trovato su Mercatino dell'antiquariato a Macerata. No, ho letto questo, mi ha fatto ammazzare a ridere. Fa come dice lo medico: tanta pappa, poca pippa, niente peppa.
c'è pure la traduzione. Ah. Tanto mangiare, poco fumare, niente donne. Sarebbe tabacco, tabacco e venere. Ah. Un luogo. Esatto. Però esatto. È scialba così. È... Invece la pippa pensavo fosse la masturbazione. Come mai? Tra l'altro, ritornando un secondo alle canzoni, a me mi siete restati molto impressi, perché io faccio tanta autostrada per il lavoro che faccio, e quando c'è uno che ci affoga, dico, ah. Oh, se c'hai fretta di incazzarti parti prima. Guarda, io do, cioè, io do la chitarra guarda, al chitarrista di fiducia. Guarda, se te chiappo, io giro con una session, se te chiappo con il rimpuntatore vedrai che non si storce le punte. Cioè, per me è... Cioè, farei l'adesivio per mettere su... Cioè, o un segnale che quando uno fa un sorpasso un po', magari... E poi capita a tutti, capito? Sì, ma certo. Credo. Però se, la fuga che ti si affoga. Attraverso la provinciale paro un salame sopra un salame, ho fatto una fila bestiale. Corso di aulo del trattore, le macchine dietro me suonano e alzano i fari. Cosa dovrei fare io? Ci ho attaccato pure tre pertigari. Faccio la seconda, che è quella del ripuntatore. Al semaforo fermo beh, suona tutta la gente, devi partire subito al verde. Pecchi a pallo, devi essere un veggente, non me ne fa tante. Non fai gesti e stammi distante, se te chiappo col ripuntatore vedrai che non si storce le punte. E la fuga che c'è se foga, non c'è più tempo manco de fischia in giro. A una fuga che c'è se... Trattavamo il tema del catcalling a tavola e anche una quindicina d'anni fa, anche nella fuga non si può più fischiare a una ragazza perché è catcalling, eh. Infatti è diventata la fuga, insomma, adesso senza... C'è qualche modo di dire, però, che tu dicevi addirittura di famiglia? Secondo me c'è campanilismo pure lì, cioè nel senso che ricorrono perché le storie ricorrono nelle famiglie, quindi non so se magari in altri ambienti, in altre situazioni, gli stessi detti che ho sentito io se usano in altre parti. Io mestamente me ne ho segnati un po'. Allora, questo mio padre, uomo di mondo, acqua e fuoco, Dio gli dia loco. Lo dice pure nonna Annetta. E la variante è donna e fuoco, va stuzzicati ogni poco. Cioè, se la relazione vuole essere bella. Penso questa sia universale. Questo è il capato da Lomazzo, però, eh. Il capato da Lomazzo? La terra vicino allo fosso, la carne vicino all'osso. Sì, sì. Ok. Questa va contestualizzata perché è in una situazione in cui c'hai tutto propizio, te fede anche lo gallo. Te fede anche lo gallo e mancava. Oppure in ambito sempre dell'omete e tutto questo, c'hai l'angeli abbatte e la Madonna mette a barzo. A barzo. Credo che sia un'operazione, diciamo, conseguente alla battitura, cioè nel senso che vuoi di più, te sta aiuta, cioè figlio mio, cioè certo. Te fede anche lui, cioè standard ti torna lì. Tra l'altro, a proposito dei batte, gli vado matto per una canzone vostra, Checco e Tommy, Delizio Becos, la mete batte. La mete batte. Adesso ne faremo un piccolo frammento. No, più che altro perché siamo a periodo, quindi... possiamo riproporla. A me l'inizio piace. È bellissimo. Allora, cioè quella canzone vale solo per l'inizio. È bellissimo. Cioè, non è che pie comenzi, ma che custodilla ce pensi.
un par di settimane prima farli gallassi e ingrassatori ingrassi. La tengo drendo il capannò perché d'inverno ce fa il neo. Se ce l'assi 7-8 molighe di pane ce fa la quale pentigane. Alla me de batte da mattina sera io tacco la bara va là. La me de batte io ce batto il grano. Questa è una variante incredibile. Alla me de batte la dopo de giugno la freno con cugno. Voilà. Che squadroni Gianluca che saluto, che è un uomo dalle nostre parti di una grande fama, anche di una grande fame, Gianluca del Squadrone, ha detto un giorno la cantò e dice la dopo di giugno l'appunto con cugno, l'appunto, questa è poesia, il cugno sarebbe un cuneo. Bellissimo. Città piemontese, cugno. Sì, ma qui non ce la portiamo Francesco a Loreto, eh? Questo dice? Significa non verremo mai a capo di nulla. È tipo va a cercare Maria per Roma. Credo sia la stessa. A Loreto non ce la portiamo, no, proprio Francesca. Comunque, i detti, bisogna andare pure dai nonni, che io ancora ce l'ho, infatti dovrei fare raccolta molto profonda, dovrei fare incetta di tutti questi detti. Oggi passa a salutare il nonno perché il nonno va matto per la pizza. Io sti 4 giorni passati sono stato sempre fuori, quindi a casa non ci sono mai passato, dai nonni tantomeno. Io ci passo a trovarli appena riesco. E allora 5 giorni non mi hanno visto mai, dopo torno dopo 5-6 giorni, quindi oggi vado da nonno. Oh nonno, che hai fatto? Mi ha detto, che hai fatto me? Allora sono stato prima lì, poi là, poi qui, poi lì, ho dormito poco, ho fatto questo. Adesso oggi sto tranquillo e ti porto e ti ho portato la pizza. Ah beh, ma dimmi una cosa, com'è? No? Nonno? Certo. No, mi ha fatto il gesto con le mani, nel senso, vabbè, che si guadagna? Sì, sì, nonno, guarda, sto molto bene, tranquillo, sto a posto. Com'è? Beh, certo, no? Per cantare. Ci vuole la voce. No. La ruota della cariola ha bisogno di olialla, se no cigola, non canta. Per cantare ci vuole la voce bella, ci vuole picchiare vino una sardella. Vabbè, però. Invece mio nonno, che purtroppo io l'ho perso che ero molto piccolo, però mia nonna, diciamo ancora, mi ripassa questi detti. Tuo nonno diceva, in tribunale la legge è uguale per tutti, poi gira, mai fatta con la zappa. Bella! Vedi che c'è dell'amaro, perché diciamo, sì, è una constatazione. Sì, 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 bravo Tommaso. I nonni, i mostri sacri delle Marche. Sordi e pagni non besa mai. Vero. Bello, spara spara. Questa va un po' più, è un po' più, non so se è un detto, però disse il rospo nascosto guardando il contadino che guzzava un pale. Vedè non mi avrà visto, ma la mossa non mi piace. Questa non la sapevo. Questa è de nicchia, eh? Non pensavo fossero così de nicchia. Questo manco qui sta. Ma non mi vengono adesso, però guarda. Vabbè, continua pure. Da quando Nengue a pilu dei gatti, è pilu dei gatto, è più quella che deve fare che quella che ha fatto. Bestiale. Questa funziona meglio di cipolle, secondo me. Certo, questa è una previsione. Perché adesso nella vostra memoria l'avete visto una volta nevica a pilu dei gatto, e credo che sia quando fai giù fotti, che preannuncia che ne deve fare di più. Che ne deve fare di più di quella che ha fatto, perlomeno. Nonna diceva: se più al giorno di Santa Croce non fa né fighi né noce. Adesso non so, non so quando è Santa Croce. E palma sciucca, grigna molla. Questo palma era il giorno delle palme. Quindi, se il giorno delle palme non pioveva, era asciutto il giorno delle palme, grigna molla. Non so quando doveva piove. Adesso non lo so. Però molti erano legati a attività agricola, campo, sì, ma... Qui ho letto. Eccolo qui. Vai Ale. Vi dico prima la traduzione e poi il detto. Sarà bene che tu stia sempre zitto. Detto.
tu parla quando piscia le galline. Sì, sì, sì. Le galline non piscia mai, quindi cioè, sì, è sì. Bellissimo. È una sentenza. Che figata. Io invece, c'hai la testa per spartire le orecchie, sì, che questa è classica. Questa è classica. Però variante, un mio amico di Monte San Vito, che è zona, la testa non è un braccio. Cioè, nel senso... Sì, come no. Non è sostituibile, dei bracci ce n'è due, cioè se non te va bene una. Sì, sì, da noi sì, si dice. Sì, ok, ce l'abbiamo, ok, ce quindi comunque. Ma noi siamo più in zona Monte San Vito. Esatto. A me mi pare tutto meno che una partita a briscola di Sero Porco sul tavolaccio, sì, che sì, si ricollega al rospo, sì. Bene. Credo che sia quello. E i quadri manna l'acqua per in su, sì, le sì, marche sì, sì. Penso... ti racconto questa del nonno, che nonno ha fatto il muratore, c'era il cornicione, no, il sottotetto sopra in alto, che era un po' umido, c'era un po', non mi ricordo che cosa c'era comunque. Allora eravamo noi a cena lì fuori sul giardino e nonna, mentre eravamo a cena guardando quel cornicione, ha visto che c'era quella macchia o qualcosa che non mi ricordo ovviamente. Allora nonno c'ha molto spirito. Uh-huh. E nonno ha detto: Fosti, guarda, hai visto lì quella cosa? Chissà che cosa può essere. Nonno, facendo il muratore, ma anche per lui era talmente scontato perché c'era quella cosa, che nonno, se è una cosa scontata, non risponde in modo corretto all'interlocutore, mai. Si è scontato. A domanda stupida. Domanda stupida, no, non ti risponde. Allora, Fosti, cosa c'è lì? Chissà, Oda, ha detto, chissà. Allora, no, ha fatto quello, ha detto prima una cosa che non mi ricordo, poi ha detto no, che forse l'acqua è andata in su, no, ma lì ci vuole i soldi. Nel senso, non è caso nostro. Bestia. Nonno Italo che ha fatto la guerra e quindi ha sofferto un po' la fame, ha apprezzato, ha imparato ad apprezzare le cose povere, come... Pollenza che fa senza, no? Esatto. Quello che diceva Thomas, no? La parte positiva era che esatto. nella mancanza miseria. Che c'è poi la vera comunione. Oh, esatto. Nonno diceva l'acqua, saperla bene, è come il V. E per dire chi è rimasto scottato di una cosa, poi c'ha paura anche di una cosa molto sì. Più piccola. Chi gli ha pizzicato la vibra, c'ha pure della lucerta. Pure chi si scotta con la minestra soffia pure sull'insalata. Soffia. Adesso l'ho detto in italiano perché per farla capire, però A me poi... ne è rimasti credo un paio. Vai. Lancia. A tranquillo, sappiamo tutti quello che hanno fatto la moglie. Sì, certo. Diciamolo sì, senza parafrasare. Sì. Chi magna non den vita pozza strozzasse ogni mugliga. questa non credo sia mia, io ce l'ho in memoria, ma credo di averla sentita da un vostro ospite che è venuto qua, il doppiatore marchigiano. Credo che l'abbia grande, inserita sì. Su un video e quindi mi è rimasta impressa. E il sumaro carichi al V e be l'acqua, questa è più zona vostra, quindi io non ce l'ho questa. No, nel senso che comodo e coglionato, credo che sia. Chissà così. Se come il nostro la pecora sì, cammina e magna. Esatto. No, il nostro però no, piano vi è facendo. Quello è un'altra cosa. Dite come parlo italiano, piano piano vi è facendo. La pecora cammina e magna, vostro album che io penso ascoltavo dentro la petto. Sì, dopo entro la macchina non più perché già c'erano gli stereo no... certo. E quindi ho sofferto un po' la vostra mancanza fino a che non avete rimesso su Spotify. Spotify. Grazie Tommaso, sì, ma la pecora che sbella perde l'uoccone qua. Sì. l'agnello birbo può c'è in dupè. Però c'era. Non è birbo, però è zitto, non fare così, l'agnello zitto. Abbiamo il fonico che c'ha un attimo di mancamento. Poi c'è quel detto sicuramente che non conosce no. Guarda, lo dico perché tanto tanto va la gatta che ci scappa il francesismo. Vabbè, regia, quanti minuti siamo? Meglio 3 minuti che... No, scherzo. Meglio una gallina oggi che... Che 2 minuti domani. Allora... che va a dormire oggi. Leggi qualcuno che poi... Un questo libro è, come si chiama lui? Quinto de Martella.
Quinto De Martella. È ma curioso non... sapere se, se lui si chiama Martella. No, è un quindi, quindi di Martella. Oppure fa proprio De Martella, perché il nostro fonico, che non abbiamo mai citato, però è un grande professionista, che è Luca Gatto. Dalle nostre parti lui è Luca De Gatto, Luca Del Gatto, cioè sto De davanti, quindi chissà se è Quinto De Martella. In realtà chissà, lui è Quinto essere, Martelli. E vabbè, e qua... Dai, stampane uno, dai. Stappo uno. A caso, metti il dito, tanto 3 minuti. Dove l'hai trovato? Sullo angolo della scimmia? Ossia. Aspetta, qua... Traduzione. Dove hai trovato costui o questa cosa? Che non è buono o buono a nulla. Bello, però. O angolo della scimmia, che ci sai? Che... A me mi viene in mente tipo una scimmia che venne cose. Tipo il mercato dei pulci, tipo il mercato delle scimmie. Mercato dei pulci, ruango della scimmia. Ce ne stanno tanti carini comunque. Adesso, porca miseria, non me ne viene nemmeno uno. Ma perché uno. Questa è l'occasione per fare una puntata al lato B di questi detti marchigiani, sì, che ce ne sono, sì, qua non viene un'infinità. Sì. Noi vi lasciamo con gli appuntamenti, alcuni avvisi, le messe della settimana. La puntata 11 sta chiudendo, 11 come le squadre di calcio. Come la grande... posto di meno Gesù. Cavoli. No. Cos'era? Perché Gesù non era... Chissà se era condannato. No, 12. La posto di meno Gesù è 12. Ah, perché? Ah, però uno l'ha tradito, ci può stare. Ci può scappare. Signori, puntata 11, Tommaso è stato con noi. Grazie. Viva grazie. Le Marche, da Sussù fino all'Emilia Romagna, fino all'Abruzzo, tutta quella terra di mezzo che... Ogni casolare già cambia dialetto e occasione per uno sfottò. Per uno stazziti. Per uno stazziti. Viva anche il Pacianca Bistro di Filtrano. No, infatti, salutiamo grande Gugo che ci ospita in questo locale. Lo ripeteremo all'infinito. Stupendo. Bellissimo. E grazie. Tommaso. Grazie mille. Sei un ragazzo grazie. Speciale. Grazie anche mille. Voi, grazie Tommy. Di essere stato qua. Grazie mille. Ciao alla tutti. Prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Son tremendi, son tremendi, son tremendi, son tremendi luminari. Son tremendi, son tremendi, son tremendi, son tremendi eccezionali. Tremendi raffinatissime.